Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi voglio scusare per il pessimo audio che sentirete in questo video, ma purtroppo io e Mordug che abbiamo registrato non abbiamo avuto tempo per rifarlo uno nuovo, visto che siamo sotto le feste e qui ci scusiamo veramente tanto. Comunque ragazzi, supportateci lo stesso e divertitevi come ci siamo divertiti noi. Quindi buona visione e buone feste! Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su questi maledetti palloncini Battles, però in compagnia con una persona molto, diciamo, speciale. Va, presentati. E chi sarebbe questo? Io non lo conosco, tu conosci? Chi sarebbe? Mordughino. Mordughino. Oggi Mordughino farà una partita insieme a me, giusto per perdere tempo, ragazzi. Perché Mordughino rompe la scala. Vai, faccia la partita con me, dai, vero? Il pro versus noob. Pro versus noob, qua. E io sono il noob. ma non ho neanche il nickname, sono player. Sono player. Va bene ragazzi, commentate, condividete, iscrivetevi, mettete un pollicione, un hashtag, palloncino se volete, il cuoricino e noi andiamo a farci questa partitozza. Dai! Eccoci qua ragazzi a farci questa partitina con Card Battles, perché sennò era troppo bello vincere. Ecco. Perché il signor Mordug è la prima volta che... Non so se è la prima volta sinceramente. Più o meno. Più o meno? Ok Mordug, devi spostare le carte e le devi posizionare. Ok. Devi trascinare. Vai. Bravo Mordug. Ti sto provando. Dai, non ti preoccupare, dai, abbiamo lo stesso deck. Sì, ma io sono un nabbo. Fa niente. Vabbè, che bisogna dire in questa registrazione, signor Mordug? Che sono un nabbo e non so dove si piazza la roba, mi dice tutto che è rosso. È perché non c'hai i dollari, signor Mordug. No, voglio i dollari. Signor Mordug non ha dollari. Vieni. Devi buttarmi anche le carte. Ok, ho buttato la carta. Ok. Sono arrivati infatti. Quelle... Gliele butto pure io un paio. Allora ragazzuoli, com'è andata questo Natale? Vede mangiato? Scommetto di sì, porci maledetti, eh. Boni. Aia, mi stai facendo danni, signor Mordug. Dica. Mi stai già uccidendo, signor Mordug. Così si fa, di cattiveria. Di cattiveria. Ma te guarda questo. Vabbè, basta, va. Oh. Basta che? Basta. Che cosa? Chiamo qui la partita, fine, stop, hai vinto. Addirittura? O così a secco? No, ti piacerebbe. Ma se con io a buttarmi quei palloncini di Gian Mordug, vinci sì. Gian Mordug, Gian Mordug. Mi dica. Basta buttarmi quei palloncini. La sto devastando. Sì, mi sta devastando. Parecchio. Mamma mia, che cavolo. Dai. Qua. No, non le posso buttare niente perché sono arrivate tutte carte grosse. Non le. Ma se rendi conto, signor Mordug. Oh, ma io non so dove mettere la roba. Ma me le fai vendere? No, non te faccio vendere niente, tiè. No, non lo posso mettere. Ma lo fa vendere? Vabbè. Tiè. Butto questo. Cattiveria. Oh, che cacchio mi hai messo? Se butto questo, dai. Oh, miseria, mi è arrivato di tutto. Che roba. Se butto quello, signor Mordug. Tipo, ti amo e quindi ti lancio i palloncini a cuore. Guarda che schifoso. Ti piacciono, eh? Schifoso. Ti piacciono i cuoricini, brutto maialino. Guardalo. Come una bella navicella, una nave. Una navicella. E che le butto pure queste, signor Mordug. Non c'ho più spazio, non c'ho più dove mettere la roba. Le butto pure queste, dai. Vada. Ti butta quel palloncino. No, ci riesci. Bravo, signor Mordug. Vedi. Vieni. Alla fine, signor Mordug è più pro di me. Guardate. Vieni. Carigone. Carigone. Ma che è qua? Babba mia! Stai a buttare tutto, signor Mordug! Butta, signor Mordug! Sto buttando! Ciao, bravo, ma no! Butta più palloncini che sta a piazzare, fammi capire, sta a fare un
funziona però. Sì, funziona parecchio. A me non mi arriva niente di interessante, sinceramente. Tremendo. Guarda, ci metto un'altra barchetta, giusto per... Allora, vediamo un po' se riesco a... Qua. Forse. Le regalo qualche palloncino. Grazie, è molto gentile, molto magnanimo. Abbastanza, direi. Dai, su. Vabbè, ok. Che cosa hai mangiato a Natale? Dai, ci... E chi si ricorda? Allora, dove dai, si non ci credo che ti ricordi che cosa ti sei mangiato. Ah, io c'ho una memoria. Mamma mia. Penso che ormai tu, Ildan, la conosci molto bene. Anche i nostri followers la conoscono. Mamma mia. Un dislike per Morbid. Ma dai, sono cioè, perché... qua ci vuole proprio il dislike per Morbid. Guarda come si sta a difendere quell'altro bufo. Difendo, mi difendo. Mamma mia, vedi tanto tu. Le butto altri palloncini, signor Morbid. L'ho visto. Tifoso. Butto. Ah, signor Mordug. Diga. Una cosa che non l'ho detto, sinceramente sono stato scorretto. Se le vede in alto, sotto le nostre vite, ci sono due pulsanti. Ci sta la faccia della scimmietta, se in caso è in difficoltà. Ok. Aiuta a proteggersi meglio, diciamolo così. Va. Invece capito. Il palloncino, quando mi butta i palloncini... accelera i palloncini che le butto un po'. Ah, parla. Cavolo. Capito? E l'ho notato che sono diventati un tantino più veloci. Ecco. Tacci stracci. Infatti sono stato molto scorretto a non dirlo. Mi dispiace, sono morto. No, mi ha battuto! Sì. Non è che ne sono accorto. Vabbè, andiamocene a farne un'altra. Dai. Tacci tua. È divertente. Non ci ho capito un cazzo. Sappi che ci metto pure questo pezzo. No. Ok, eccoci in un'altra partita. Stavo di un'altra qui, un'altra partita, però va bene. Bravo, bravo. Mamma mia, così si fa. L'italiano... Correggiuto. Correggiuto, anche pure il mio naso è abbastanza scorreggiuto oggi. Mi sembra giusto. Eh? Mi sembra giusto. Ma non deve essere giusto, signor Mordo, ma pure lei no. Guarda, le regalo questo, dai. Ah, non mi regali niente, sto bene così, la ringrazio. No, guardi che bella roba che l'ho portato, guarda. Ok. Ma si facella tutto. Vediamo un po' se posso far così. Tic. Che sta facendo, signor Mordo? Lei è molto preoccupante. Perché sono preoccupato? Quando è molto silenzioso. Signor Mordo, che cosa sta facendo? Per ora niente di troppo preoccupante per lei, dai. Ah, sicuro? Parte fare tranquillo? Così? Allora sì. No, mica tanto! Guardalo! Guardalo! Guarda che sei sentito un po'. Si è sentito un po' aggressivo. Guarda che devo fare. Siamo morti. Dica. Ma non si fanno queste cose. Come non si fanno? No. Dica che si fanno. No, ne. Ma sì. Ma no, guarda, te giuro, appena arrivo al livello 7, round 7, vede che le butto, signor Mordug. No, non lo faccia. Ma guarda, mi sta stracellando. Signor Mordug. Dica. Oh, ha vinto lei, signor Max, no. No, non è possibile. Sì, ha vinto lei. Dai, ho già vinto. Ha vinto lei, bravo, bravo, bravo. Ce ne facciamo un'altra, è meglio di tre a sto punto, no? Giustamente. Eccoci qua la terza partita. Ne parte una subito, subito. Mamma mia. Ciao Mordug. Mi dica. Ma è normale che io abbia una renna a posto di una scimmia? No, non è normale per niente. Non è bella la cosa, sa? Allora io la vendo pure sti cavoli. Ma no, non si vendono. A livello 7, no, guarda, esatto, ti dico. Cioè buttarli i palloncini. No, non si fa. Perché diventa troppo pericoloso. Allora, siamo così. Andiamo. Ok. La mettiamo per ora. Mamma mia, raffreddore, ragazzi, che brutta cosa. Dai, è morto. Sei raffreddato. Mamma mia. Ok.
voglio vendere le cose, no? Come le fa vendere? Faccio. Niente, vabbè, gliele butto, va, fan bene. Ecco. Non mordo, che le butto tanto amore. Sembra giusto. Ma non mi sembra giusto. Che lei è molto silenzioso. Perché? E non mi piace la questione, sa? No, perché lei è troppo silenzioso. Ha paura di qualcosa? Sì, ha paura dei palloncini che butta, per esempio questi. E Oh. butto altri, vada. Allora, io Vabbè, vorrei va, mettere guardalo, questi. guardalo. Guardalo, No, non me lo sì. fa mettere. Guarda Ok, sì, allora lo facciamo così. mordi, Perché? guardalo. Guarda che leggio. Guardalo. Che ho fatto di male? Guarda che leggio, signor Mordup. Non ho Cioè, fatto niente io. ma come la fa? Ma te posso una ammazzate? Guarda, non mi fa diventare volgare in questo video. Sempre stare una persona tranquilla, non volgare. Non sembra. Non Non sembra, vero? c'ha bel mana per pia la roba. Che Pecca di questo, Morduk! cosa? Che hai i cuoricini per lei! La ringrazio. La Sono molto ringrazio? E contento. l'acceleriamo anche, signor Morduk! Dai, usa Ah, quel non tasto, posso. usalo L'ho quel già tasto! usato. Allora niente, mi spiace. No, maledetto. E vince il pro, tra virgolette, il pro. Eh beh, tra i due era giusto così. Allora ragazzi, abbiamo fatto queste tre partite con il Newbo di Morduk. Vabbè, Yeah. dai, su, non è andato malissimo, dai, su. No, ho fatto schifo e basta. No, ma non è andato malissimo, dai, su, anche se forse è la seconda volta che gioca. Sì, probabilmente sì. Allora, vedi, è andata pure troppo bene, mi stava facendo un teretano tanto, sinceramente. Quindi ragazzi, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video, commentate, condividete, mettete pollicioni, iscrivetevi, tutto quanto, e noi ci vediamo nel prossimo video, magari con un'altra puntata con il Morduk, che ne dici? Yeah. Sì, si può fare. E allora noi ci vediamo, Uga! Ciao.